Radia su tutta
Dai prima il Signore,
benedite da lui il frutto del Signore. Benedite gli accenni del Signore, benedite notti e giorni il Signore, benedite luce e tenebre il Signore, benedite fonte e nube il Signore, benedite la gloria il Signore, l'onore e la esalti i secoli, benedite monti e colline, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore. Benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore, benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore.
Dagli Atti degli Apostoli. Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Alleluia.
visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente. Per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza ai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano, così egli ha concesso misericordia ai nostri padri. Ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia. Al suo cospetto per tutti i nostri giorni, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, e dare al suo popolo nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, e rischiarare quelli che stanno nell'ombra della morte, e dirige i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risorgere anche noi con la potenza del suo Spirito. Uniti nella gioia pasquale, acclamiamo. Cristo, vita nostra, salvaci. Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio e sorgente di vita nuova. Trasforma questo giorno in un giorno di gioia pasquale. Signore, che hai percorso la via della passione e della croce, donaci di comunicare alla tua morte redentrice per condividere la gloria della tua risurrezione. Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio della morte. Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua manifestazione. Quando contempleremo il tuo volto senza veli e saremo simili a te. Nel salmo che abbiamo cantato, insieme alla creazione,
i re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, sono invitati tutti ad unirsi in un'unica azione, quella della lode, della ricerca di un'azione di pace, in grado di attraversare il conflitto. Signore, canta per noi il salmo della pace. Canta in noi la possibilità di scegliere e riscegliere la pace e ripudiare la guerra, perché davvero tu assicuri spazio di potere e di vita per ogni re e ogni governante, per ogni popolo. Non lasciarci credere al canto della forza prevaricatrice. Preghiamo. Cristo, vita nostra, salvaci. Iniziamo questa giornata affidandoci al Padre di tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora sia lieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.